voglio richiamare solo alcuni progetti realizzati e altri da realizzare a breve, per rinforzare la memoria e richiamare all'attenzione ciò che è stato l'operato amministrativo. Tutte le strade erano dissestate, non si camminava in sicurezza in nessun posto e abbiamo realizzato 7 strade interne, esterne circa 15, ulteriori nuovi interventi su strade di 940.000 euro che vanno in appalto, e c'è l'elenco nel manifesto che è stato riportato e negli appunti che sono stati consegnati. Una fogna a San Mauro, fogna a cielo aperto, pericolosa e infettiva. Campo sportivo, sistemazione tribuna e spogliatoi, è in corso la costruzione di 2 campi da tennis, di cui uno coperto. Riavvio dei lavori al cimitero con ultimazione costruzione loculi, sala mortuaria. I lavori erano fermi da tempo, ma qui c'è bisogno di una puntualizzazione. Oltre ai loculi, sono stati previsti nel progetto che risale al 2010-11, non ricordo bene, circa anche 140 lotti per cappelle edilizie. Questi lotti li abbiamo ridotti a 108 a favore di un incremento dei loculi. Il terreno per i lotti è stato ceduto dal comune alla ditta gratuitamente e la ditta ora lo vende a 10.000 euro al lotto, circa 16 metri quadri. In più, poiché i lotti sono costosi e per realizzare una cappella diventa oneroso, si rischia che molti di questi lotti resteranno invenduti. Non ci sarebbe nulla di male, ma invece sì, perché secondo l'appalto fatto in precedenza, i lotti invenduti devono essere acquistati dal comune. Mi chiedo, noi regaliamo il terreno per i lotti alla ditta e la ditta ce li vende. Stiamo trattando perché ciò non avvenga. Sarebbe un dissesto certo, perché si tratterebbe all'incirca di 800-900.000 euro da sborsare e che il comune non ha. Sarebbe dissesto. Intanto servono altri loculi di cui c'è richiesta e nel nostro programma ne è prevista la costruzione. Bosco, Selvapiana e altri. Abbiamo venduto alcuni lotti e con il ricavato è prevista la sistemazione di via Arboscelli, primo lotto, per continuare via via che si vendono gli altri lotti di completarla con un secondo lotto. Tale strada sistemata e messa in sicurezza valorizza il bosco e mette in comunicazione la strada provinciale che va dalla superstrada, che va alla superstrada con l'altra provinciale Fondola che porta a Roviano. Unica strada questa che in caso di nubifragi, come è già avvenuto, consente di non avere impedimenti al traffico, quindi strategica e urgente. Anche qui però, circa il bosco di Selvapiana, anche qui l'incuria, il disinteresse ha portato ad avere dei danni per il nostro comune. Il taglio del bosco è limitato perché da bosco ceduo, che poteva essere tagliato ogni 12-15 anni, è diventato bosco con alberi ad alto fusto che non possono essere più toccati. Il taglio è perciò ridotto e limitato a poche piante, con un danno economico per il comune. Acquedotto comunale. Tutti sappiamo che è stato fatto l'affidamento alla ditta SCPA per 30 anni. C'è un'ipoteca per più generazioni. Nulla contro la ditta che fa quello che può, però manca la possibilità di trattare sul costo dell'acqua che è altissimo. Non possiamo noi poter dire che cambiamo ditta, perché ci sarebbe un contenzioso che non finirebbe mai. Gli affidamenti, specie se si tratta di ditte nuove, non conosciute, non si possono fare sine die, a scadenza illimitata, potrebbe non essere conveniente, invece no, lascio riflettere. Nuovo plesso scolastico. Intanto le scuole vanno messe in sicurezza, il plesso
dell'infanzia e della primaria va messo in sicurezza. Per metterli in sicurezza bisognava fare i lavori e gli alunni non avremmo avuto dove metterli, per cui si è pensato di abbattere e di spostare delocalizzando. Con la messa in sicurezza, un plesso che si estende su 11.000 metri quadri, che diventa un paese lì, è chiaro? E allora andiamo a dire, ho sentito dire che la delocalizzazione a San Pietro non sarebbe idonea. E perché? Perché impedirebbe la riqualificazione del sito Moccia con nuovi insediamenti produttivi. Ma noi prevediamo nel nuovo PUC la riqualificazione di quel sito. La prevediamo non inquinante, ecologica, nel rispetto delle norme secondo l'ARPA. La presenza della scuola lì, a maggior ragione, impone ciò a tutela anche di tutti i cittadini che lì abitano. La delocalizzazione poi, secondo alcuni, deupauperebbe la zona dell'attuale insediamento, cioè questa, assolutamente, mentre riqualificherebbe la nuova zona di San Pietro, consentirebbe nel sito dismesso qui di creare un centro vivibile, fruibile al centro del paese, frequentato da cittadini di tutte le età, bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani. Una villa comunale e un centro sociale. E l'emozione, questo è l'amore per il paese. Solo così risulterà qualificato l'attuale sede del plesso da decentrare, evitando i rischi dell'affollamento all'entrata e all'uscita della scuola, specie quando piove, quando si paralizza il traffico e si crea stress. Riteniamo di avere un'idea del paese e per questo prevediamo un concorso di progetti da realizzare lì dove è adesso la scuola, su cui si esprimeranno i cittadini con la realizzazione della vera democrazia, non decisioni dell'amministrazione, decisione popolare. Ma torniamo al plesso scolastico nuovo. Esso è finanziato a totale carico dello Stato e non come in precedenza per il plesso delle scuole medie a totale carico del Comune, con costi che sono lievitati rispetto al progetto originario di circa 1 milione, per scelte amministrative non condivisibili. Solo una puntualizzazione, il fitto qui presso la Coras, sarebbe dove erano le suore, era di ospizio, era di 58.000 euro e non di 90.000. Adesso passiamo a pagare 107.000 euro all'anno per 20 anni. Vedete voi. Noi un'idea di paese ce l'abbiamo e lo dimostriamo anche nella realizzazione della nuova strada che sblocca Rasignano dalla stretta di essere un centro storico. Realizziamo un parcheggio e una strada alternativa alla strettoia. Liberiamo Rasignano dal traffico e anche Marciano Freddo e consentiamo a tutti i cittadini di spostarsi senza problemi in quelle zone. Chiunque di noi passa di là avrà... Non mi dilungo, è tardi, concludo. È necessario leggere le cose fatte e in corso da fare. Come promemoria abbiamo distribuito questi volantini e vi invito a prenderli per leggere attentamente. L'amministrazione smart diventa world per i danni. E questa è la vera preoccupazione. Il ritorno al passato è una vera preoccupazione. Giusto. Bravo. Noi
Siamo per un nuovo modello, un nuovo paradigma che si fonda su quattro principi. Il fare, come potete leggere e potete constatare, e ora è possibile fare con l'organico al completo, al comune, perché non avevamo impiegati. Con funzionari all'altezza del compito, professionalmente validissimi, prima non c'erano impiegati, e si sono persi posti di lavoro, altro che crearli, li abbiamo persi, non sono stati sostituiti gli impiegati pensionati. Noi abbiamo fatto uno sforzo enorme e adesso la macchina amministrativa funziona. Il fare, primo principio, no all'indebitamento del comune. Noi non abbiamo fatto debiti, noi abbiamo fatto un mutuo per un massimo di 280.000 euro e non di più, per esigenze di comprare il terreno della scuola e per cofinanziare i due campi da tennis. Terzo punto, la trasparenza e la legalità. Questo è un principio che ci guida. L'altro, valorizzazione delle risorse alvignaresi, professionisti, tecnici e imprese. Li preferiamo. Non vi tedio, solo qualche battuta. Il portone chiuso, scusate, col Covid abbiamo dovuto proteggere sia i cittadini e sia gli impiegati. La mia auto all'avanti, prima è stata una necessità per patologia, poi è diventata un'opportunità perché tutti i cittadini potessero capire che il sindaco c'è e c'è sempre. Liceo pedagogico che abbiamo perso, non ci sono stati iscritti, non si possono avere scuole senza alunni. Il Covid l'abbiamo affrontato con responsabilità. E l'ultimo, dimenticavo, abbiamo pagato circa 700.000 euro di debiti. E non è finita qui, debiti pregressi. Io ho finito, vi ringrazio per la pazienza, scusateci, dateci una mano, Alvignano ne ha bisogno, assieme a noi farete grosse cose per quello che noi siamo capaci di fare, non siamo scienziati, non siamo persone eccezionali, siamo lavoratori, mettiamo a vostra disposizione la nostra disponibilità e le nostre modeste capacità. Grazie, grazie, grazie.